Lorenzo Ponzuoli, sì. Benvenuto a Teramo. Grazie. In primis, si parte con un progetto per far ripartire, tentare di far ripartire insomma un nuovo progetto calcistico a Teramo. Sì, stiamo vedendo di approntare, cosa che già è stata fatta, oltretutto un progetto che a Teramo si è visto mai sostanzialmente, che anche nel calcio è un qualcosa che a volte se ne è parlato tanto, qualche squadra lo ha fatto e devo dire anche con grande successo. Il progetto sostanzialmente è quello di coinvolgere più persone locali possibile, questo per più fattori, anche alla luce della storia che ha avuto il Teramo Calcio. Se consideriamo tutto quello che è stato, dove un padrone vogliamo chiamarlo, che batte i pugni sul tavolo, ecco, noi non dobbiamo dare quell'immagine. Io personalmente non voglio caratterizzare così la presidenza, deve essere un qualcosa di condiviso, a maggior ragione perché su Teramo il calcio ha un impatto sociale, cosa che avviene è sempre così, il calcio ha sempre un impatto sul sociale, ma in questa città particolarmente. Allora è anche giusto che i volti e le persone che ne fanno parte vengano da qua, se no è facile, vengono, fanno i danni e poi scappano. Sta storia non è qualcosa che getta le basi per un futuro. Oggi paradossalmente abbiamo un'opportunità che è quella di ripartire con una società libera da qualsiasi vincolo e da qualsiasi debito, e quindi da qui può partire veramente un grande percorso. Ora, noi abbiamo presentato i progetti, abbiamo presentato tutto quanto, sono stati presentati due progetti, uno per la Serie D e uno per l'eccellenza. Ci auguriamo, e abbiamo già oggi finito la riunione e siamo usciti con il budget pronti per affrontare la D. Detto questo, non è più nelle nostre mani, ma francamente, se posso dire la mia, noi oggi dobbiamo salvare il calcio a Teramo, e per salvare il calcio a Teramo non ci dobbiamo formalizzare più di tanto, dobbiamo fare in modo però che la comunità e la città risponda su quello che noi stiamo facendo, a prescindere se sarà una D o se sarà una Serie E, io la chiamo un'eccellenza. Ci vuole una comunità che si muove e che aiuta la squadra a performare. Partiamo a zoppati sostanzialmente, quindi il tempo anche per organizzare tutto è veramente poco. Sapremo la categoria di riferimento intorno al 26, il 31 si chiude il mercato, va fatta un'iscrizione in tempi molto rapidi, quindi non è che possiamo più di tanto metterci alla ricerca di chissà chi. È anche difficile oggi andare a contattare un calciatore e dirgli guarda, non so se mi danno il bando, non so se gioco in D o se gioco in E, quindi è un problema anche oggi. Quindi però già ci stiamo muovendo, abbiamo già reperito un buon 50% della squadra che sarà, anche lì vediamo, insomma, l'allenatore lo stiamo, diciamo, vagliando varie opzioni. È entrato Marco Pomante poco fa insieme a Paolo D'Ercole. È entrato Marco Pomante. Possiamo dire che lui l'allenatore ancora no. Tutto del ok. Per il momento ancora non lo possiamo dire, ma è una notizia comunque sia la scelta dell'allenatore che arriverà subito dopo Ferragosto. Per il 16 già ci sarà qualche notizia. Mentre Paolo D'Ercole è confermato come scelta per il ruolo di direttore sportivo. Paolo D'Ercole è confermato, io lo posso dire. Teramo viene da un'esperienza romana, deve ancora uscire in realtà da un'esperienza romana perché c'è un ricorso ancora in atto, ancora pendente. Conosci i fratelli Ciaccio? No, personalmente non li ho mai conosciuti, devo essere sincero, non ho mai avuto a che fare, ma facciamo lavori completamente opposti. Io vengo dal mondo del caffè, quindi insomma se mi parla magari di aziende più affini a quello che io faccio, sì. No, non li ho conosciuti mai personalmente. Mi dispiace quello che è successo, insomma i romani qui a Teramo sul calcio a volte hanno fatto qualcosa un po' di particolare, però insomma gli auguro a loro di risolvere qualsiasi problematica si sia creata, anzi so che stanno anche in procinto di ricorsi vari, non so se li hanno presentati, ma gli auguro insomma tutto il bene. Ma a noi interessa poco, noi siamo una realtà nuova, una società nuova che deve ripartire da una categoria, se essa la D o la E, senza andare a guardare indietro. Non dobbiamo pensare al passato, perché il passato dobbiamo guardarci per non ricommettere gli stessi errori, ma noi dobbiamo guardare sempre al futuro, questo è quello che dobbiamo fare. Quindi il motivo per cui poi sono legato molto al Teramo Calcio, proprio perché io ho iniziato il mio lavoro qui nella zona del Teramano, diciamo, poi in generale, arrivando anche insomma fino ad Ascoli siamo arrivati, quindi abbiamo anche sconfinato, però io ho iniziato qui proprio grazie all'incontro con Campitelli, dovevo fare il main sponsor, poi insomma lui vendette, ma nonostante tutto mi ha dato un grande aiuto, una persona veramente con la quale mi sono trovato bene e che ringrazio anche, perché se oggi sono qui ho un'opportunità per fare questo lo devo anche al percorso fatto.
anche grazie a Campidelli, insomma.